Allora, vediamo un po' da vicino questo straordinario, insomma, racconto, no? E per immagini che abbiamo paragonato alla colonna Traiana, alle colonne, insomma, che celebravano i trionfi degli imperatori romani, a distanza di molti secoli, insomma, Guglielmo, grazie a Oddone, diventa immortale per noi perché la sua conquista dell'Inghilterra viene raccontata e fissata su questa lunga striscia di lino. Dimenticavo di dirvi ovviamente che, a parte la cronaca degli avvenimenti, ovviamente vista però con gli occhi dei vincitori, il che insomma ci fa prendere un po' con le molle quello che viene detto in questo arazzo, è molto utile invece agli storici per ricostruire una serie di cose, no? Di informazioni che l'arazzo stesso ci dà. E per esempio, che ne so, il modo in cui si combatteva più o meno nell'undicesimo secolo, oppure appunto le tecniche di difesa o di attacco, i materiali che venivano usati per la costruzione dei drakkar vichinghi, le armature dei soldati, insomma, parecchie informazioni che attraverso le immagini ci vengono date da questo lungo racconto su tela di lino ricamato in lana. Vediamolo insieme attraverso questo filmato che io interromperò ogni tanto per commentare. L'arazzo di Bayeux è una lunga tela di lino ricamata, realizzata in Normandia o in Inghilterra nella seconda metà dell'undicesimo secolo. Questo prezioso manufatto raffigura le gesta del re normanno Guglielmo il Conquistatore, illustrando gli eventi che lo conducono alla conquista dell'Inghilterra nel 1066. L'arazzo aveva l'obiettivo di legittimare il dominio normanno in Inghilterra e di incoraggiare la convivenza pacifica tra anglosassoni e normanni. Notate in questa immagine che, diciamo così, gli usi tipicamente vichinghi del bere, no? Probabilmente qualcosa che assomigliava alla birra, visto che il vino dalle loro parti non c'era, dentro dei corni, no, di bovini, vedete? E anche i baffi, no? Che vengono raffigurati tipici di quei popoli, di quel popolo così, come dire, intraprendente, no? Che furono i vichinghi o normanni. Vedete, la conferma di quanto vi dicevo, c'è una striscia che è quella poi più alta, no? Del lino, di questo lungo lenzuolo, chiamiamolo così. Oh, non avevo detto un'altra cosa, 70 metri, non di un lenzuolo, diciamo, di un telo unito, continuo, ma diviso, diciamo, in tre lenzuoloni, diciamo così, cuciti insieme. Beh, insomma, era anche complicato se no costruirlo. Vedete, in una fascia più sottile, superiore, anche in quella inferiore, ci sono delle decorazioni, no, che accompagnano il racconto. Il racconto vero e proprio è questo centrale. Vediamo qualche altra informazione su questa ricostruzione. Nell'Ottocento gli studiosi attribuiscono la commissione dell'opera all'arcivescovo di Bayeux, Oddone di Conteville. La figura di Oddone compare infatti molte volte all'interno della decorazione e si ipotizza che l'arcivescovo avesse commissionato l'opera per ornare la navata della nuova cattedrale di Bayeux. Ovviamente questa è la cattedrale di Bayeux oggi, ma insomma ha le stesse linee, no? Le stesse forme di quella costruita in quel momento, insomma. L'arazzo è costituito dalla giusta posizione di 9 tele di lino della dimensione complessiva di 68 metri di lunghezza per 50 centimetri di altezza. La fitta decorazione è realizzata con fili di lana colorata in 9 tinte differenti. All'interno del racconto sono raffigurate 626 persone, 202 cavalli, 505 animali di vario genere, 37 edifici e 59 alberi. Ogni scena è corredata da brevi commenti in lingua latina che avevano il compito di descrivere l'episodio o di indicare l'identità dei personaggi rappresentati. Sì, anche perché, insomma, come vedete, la perizia nella raffigurazione, diciamo, dei volti dei personaggi, non è che fosse, insomma, siamo tutti abbastanza simili.
Quindi ecco, sì, che questo è un re, lo riconosciamo dalla corona e anche dal trono, no? E anche da questo edificio che lo circonda. Però forse è meglio scriverlo che questo è Haroldo, no? Oh, una cosa molto interessante, anche dal punto di vista astronomico, diciamo così, della razza, che a un certo punto compare proprio mentre Haroldo si fa incoronare re, trasgredendo, diciamo così, il suo giuramento di fedeltà a Guglielmo il Normanno. Vedete, lui è incoronato e però, vedete, istimirant stella, e cioè, a parte qui c'è un errore, sarebbe stellam, però insomma, a quei tempi non ci si badava. E questi, che fanno parte probabilmente della corte di Haroldo, quindi sono inglesi, insomma, guardano una stella. E poi c'è questa strana cosa, però sembra una specie di astronave. Questa è la stella, però vedete, c'è una coda. Quella, pensate, è la cometa di Halley. Una cometa che proprio nel 1066 fu visibile a occhio nudo praticamente di notte, o chiaramente, nei cieli d'Europa. Quindi oh, la cosa è che qui viene rimarcato la visione tipicamente medievale di un fenomeno come la comparsa di una stella cometa in cielo. Attenzione, lasciate perdere il discorso del presepe, eccetera. No, la cometa durante il Medioevo veniva vista come una trasgressione dell'ordine normale della disposizione delle costellazioni delle stelle, quindi di per sé qualcosa che indicava un presagio negativo. È come se Dio ci avesse detto: ma quello che sta succedendo non mi piace, quindi faccio apparire questa cometa. Quindi qui il messaggio qual è? L'incoronazione di Haroldo va contro la volontà divina, no? Ovviamente. Però rimane importante, rimane interessante questa documentazione. La cometa di Halley compare ogni molto, diciamo così, ogni, adesso non mi ricordo bene, ma molti decenni, insomma, passano da una comparsa a un'altra, cioè la sua enorme orbita la porta vicino alla Terra abbastanza di rado. Ecco, nel 1066 fece la sua comparsa. Una delle immagini più curiose presenti all'interno del racconto è sicuramente quella della cometa di Halley, osservabile in Inghilterra alla fine di aprile del 1066. Nella parte superiore e inferiore dell'arazzo sono presenti piccole raffigurazioni di animali fantastici e di episodi tratti dalle favole di Fedro. Questo imponente manufatto costituisce una preziosa miniera di informazioni sulla vita dell'undicesimo secolo e costituisce un documento di inestimabile valore per la conoscenza della storia normanna. Ecco, ma che cosa racconta effettivamente? Lo vedremo in una prossima versione, scusate, in una prossima lezione. Ho scovato sempre su YouTube, disgraziatamente in inglese, ma io insomma me la posso pure cavare, il racconto in pochi minuti di tutte le scene dell'arazzo. E la cosa molto interessante, così anche divertente, e che chi ha costruito questa ricostruzione, chi ha, insomma, chi ci racconta le famose 60 scene in cui è raccontata la conquista normanna dell'Inghilterra, le ha animate. Cioè, voi avrete di fronte questo scenario che però magicamente prende movimento. Molto interessante. Ci vediamo alla prossima, quindi.